Sono pronto, sono assolutamente pronto per andare a vedere Spal Juventus, la partita che potrebbe regalarci l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto scudetto consecutivo per Mister Allegri. Ieri sì, nel video che ho fatto uscire, anzi 2 giorni fa, perché forse questo video lo vedrete successivamente, avevo detto che non vorrei vincere lo scudetto al Mazza di Ferrara, però pensandoci da tifoso veramente a posteriori non posso ponderare l'idea di una Juventus che si è sconfitta dal Mazza, per quanto abbia tantissimo rispetto per Spal, dato che comunque è una squadra a pochi chilometri da casa mia. Io l'università l'ho fatta a Ferrara e ho addirittura fatto una carriera qui su YouTube con la Spal, che è andata molto bene, l'ultima carriera in assoluto. E a pensare alla formazione che farà Allegri oggi, mi viene molto da pensare alla carriera, al mio passato di YouTube, perché veramente è come quando affrontavi un big match in Champions nella PlayStation, fai giocare tutti quelli che sono fuori da quella partita dell'undici titolare. Un po' mi dispiace per Dybala, perché vederlo schierato in mezzo a tanti giocatori che comunque nulla hanno da condividere con le capacità tecniche di Dybala o con il prospetto o per quello che è Dybala la Juve, un po' mi fa male. Però purtroppo siamo messi così, con tanti infortunati, tanti giocatori che devono recuperare degli infortuni e altri che devono riposare. Quindi Paolo, tieni duro, tieni botta, ti ringrazio perché quello che stai facendo, zero proteste, zero polemiche e tante volte partire fuori nelle partite più importanti è segno di maturità, veramente di tanta maturità. Questo video lo dedico a te, Paolo, ti voglio bene. Arrivati al Mazza, sempre un stadio veramente bellissimo, stupendo, appena ristrutturato, la seconda volta in stagione. La prima era venuto a vederla contro l'Inter e avevo la maglia della Spal. Oggi però non si scappa, oggi si tifa Juventus. Vuoi vincere lo scudetto oggi? No, no, preferisco oggi no. Cioè, quindi vuoi perdere oggi? Sì, diamo 3 punti volentieri alla Spal oggi, dai. Lo vinciamo a casa la prossima partita. Barzagli, numero 16, Cuadrado, 18, Kin, numero 20, Cancelo, 30, Betancourt, numero 37, Spinazzola, 39, Castanos, 43, Gozzi, Iveru. Allenatore, signor Massimiliano Allegri. A disposizione con il numero 1. È gol, è buono. Sì, è buono. Non è neanche tanto sulla bandierina. Grandi. Non è stato bellissimo. Oh!
vantaggio della SPAL con il numero 10, Sergio! 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 Cambio delle file della Juventus, esce il numero 15 Andrea Marzagli ed entra in campo il numero 33 Federico Bernardeschi. L'incontro finisce qui, la SPAL vince 2-1 sulla Juventus. Grazie per essere stati con noi in questo pomeriggio. Allora mister, io ti devo ringraziare, devo veramente dirti grazie dal profondo del cuore, perché io non pensavo che tu seguissi così tanto il mio canale YouTube, non pensavo che tu potessi prendere tutti i miei consigli per oro colato. Sono veramente felicissimo di sapere che sei un mio fan assiduo.